così soon. Attività sospetta in questo settore. Sei nuova di queste parti? Beh, lo sai che ti dico, sei proprio carina. Aspetta, io ti ho già vista. Tu stai con il mondo sotterraneo. Mi chiamo Tess. Thorn mi ha mandata a tenere d'occhio Crew. Reggimi il gioco e forse riuscirò a mettere le mani su qualche segreto di Crew. Oh, io adoro le missioni sotto copertura. Ma in due si lavora meglio che da soli. Lascia che ti dia una mano. Wow, ma qui c'è una montagna di bottiglie. No. Ah, questo è... va giù direttamente. Ragazzi, questo è nettare degli dèi. E che cos'è questa roba viola? Senti, Jack, adesso ho bisogno che tu e il tuo topo parlante andiate in giro a recuperare un po' di crediti. Ciao, che vi spettano. Signor Pappagorge, come va la vita? Ehi, che problemi ha? Sta male? No, niente, sto bene. Sono affari miei. A volte mi sento così strano. Sono tanto. Ascolta, strano. Ho sei clienti in giro per la città che devono farmi avere dei soldi. Ho bisogno che tu vada a raccogliere le borse più in fretta che puoi e che sistemi le guardie che dovessero mettere il naso. Recupera una borsa troppo tardi e qualcuno potrebbe prendermela. Tanto secca! Lo sai qual è il tuo problema, Crew? A te mancano le idee. Questo posto potrebbe essere un vero sballo. Prova a pensarci. Tutti a ballare. Ci vorrebbe musica. E un sacco di donne. Jackson. Recupera quelle 14 borse prima che scompaiano e portamele qui. Se ne perdi anche una sola, è molto meglio che tu non ti faccia mai più vedere, ragazzo, ok? Pattugliamento settore 9. Sacrificati.
per la tua città e tutto prospererà. Recupero crediti, eh? Beh, prendete questo potenziamento per arma e andatevene! È l'ora del pisolino di bellezza. Un pisolino? Dovresti dormire un secolo! Attenzione, sono a piedi!
aiutarti. Ci ha mandati Tom. State dietro. Ascolta, non siamo qui per ucciderti, altrimenti l'avremmo già fatto. Felice di venire. Ah, siete amici? Oh, bene, grazie al cielo. Noi, quindi, dove sono i nostri? Sono davanti a te. Che cosa? Soltanto voi due? Ma quanto credono che valga quelli là? A dire la verità, inizio a chiedermelo anch'io. Senti, se vuoi puoi rimanere qui a fare da bersaglio, però io e Dexter ce la battiamo prima che ritornino quei mostri. Ehi ragazzi, vi volevo ringraziare per avermi salvato la pelle laggiù nella miniera. E noi vorremmo ringraziare te per la pessima mira che hai, Vin. Ah già, scusate per questo dettaglio, sapete? Ho i nervi a fior di pelle. Nervosetto, eh? Non ce ne eravamo accorti. Ah! Una testa di metallo dietro di me! Cosa? Dov'è? Dov'è? Aiuto! Dov'è? Il mio cuore! Scherzetto, non male come riflessi comunque. Non è affatto divertente! Le teste di metallo hanno attaccato i miei avamposti minerari e stiamo finendo tutto l'eco. L'energia dell'eco mantiene gli scudi della città attivi e se questi cadono, beh, potremo dare il bacio della buonanotte alle nostre belle chiappe. Ho in mente delle sorpresine per quelle teste di metallo. Devi tenere gli scudi alzati almeno fino a quando l'ombra non avrà deciso come intende operare. Le mie analisi indicano un calo nel flusso di eco alla piattaforma d'estrazione. Probabilmente c'è ancora qualche uovo di teste di metallo che sta succhiando energia. Dovete usare il tecnico guarda per andare giù. Piattaforme e arrivati laggiù, distruggete tutte le uova di teste di metallo che trovate. Chiudete l'area. L'accesso è vietato. Senza la mia forza, non ci... vecchi compagni nella guardia è stato mandato alla stazione di pompaggio. Non abbiamo avuto più notizie dalla pattuglia e dopo quello che voi due avete combinato laggiù, credo che la mia amica abbia bisogno d'aiuto. La tua amica, hai detto? Non farti venire idee strane. E tu piantala! Questa è una faccenda seria, idiota! Dillo anche a lui! Non si scherza con il fuoco! L'amica di cui vi parlavo in passato ha aiutato molte volte i bassi fondi. Tornate alla stazione di pompaggio e date un'occhiata in giro. Prestate assistenza se è necessario. E tu porta subito quel tuo sedere peloso fuori da qui! Vietato.
casa. Non ci sarebbe nessuna città. La discrezione dei sospetti. Thank you.
Ehi, cosa cavolo ci facciamo in questo posto? Stiamo rischiando la pelle per salvare un'arpia delle guardie Crimsy? E scommetto che è anche più pelosa di me. Che diavolo siete voi due? Le donne in uniforme mi hanno sempre fatto impazzire. Se vuoi puoi abbaiarmi degli ordini. Sono il tuo soldato impegnato in una battaglia d'amore per te. Cameriere, una trincea per due. Chiudi il becco, ti faccio salire la voce di un paio di ottave. Sta calma, Thorn ci ha mandati qui per aiutarti. Io non ho bisogno di aiuto, ma voi sì. Guardate, abbiamo compagnia. Eccomi arrivare. Era una vendetta spietata. Spara! Distruggiamoli! Più potenza di fuoco! Ehi, sono veramente molti! Guardarmi mentre facevo saltare tutte quelle teste di metallo deve essere stato emozionante. Che ne dici, dolcezza? Ah! Ehi, zuccherino in uniforme! Aspetta, dammi il tuo codice così ti chiamo qualche volta. Credo che io e te insieme potremmo passarcela di brutto. Dite a Thorn che il barone Praxis prepara qualcosa di grosso. Penso che abbia a che fare con quel simbolo. Di che simbolo parli? Il sigillo della casa di Mar, il fondatore di Heaven City. Ci hanno mandati in una missione suicida pur di trovare opere d'arte risalenti al tempo del suo regno. Se volete indagare, interrogate la vecchia indovina cieca. Si chiama Onin, la troverete al bazar. Lei potrebbe dirvi qualcosa di più. Ecco il mio pass, è la chiave d'accesso al bazar. Il tuo nome è Ashlyn, giusto? Adesso siamo pari! Wow, che donna, ragazzi!
piacere rivederti. Chiudete l'aria! L'accesso è vietato! Generosamente al fondo è... Inseguimento nel settore 4. Chi ha altri Hellcat? Fuori dal veicolo! Inseguimento nel settore 4. Sospetto non in vista. Attività sospetta in questo settore. Ancora la merce, topastro, e dovrai usare le dita dei piedi per contare. Io sono il grande Pecker. Sì, lo so, mia madre aveva una fantasia molto scarsa, direi. Sono l'interprete di Onin. Onin vi dà il benvenuto, bla 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 bla, e dopo i soliti noiosi saluti, dice che è felice di rivederti, Jack. Ma non l'ho mai vista prima d'ora. Prima, dopo, non ha importanza. Fammi provare. Vuole un osso di Iaco? Una vescica di Iaco? No, ci sono. Per molte lune, lei ha desiderato avere un succo di frutta. Una gioielleria? Lo so, ha dei peli sullo stomaco. Ha peli sulla lingua? Ha peli sul petto? Ci sei quasi, ma no! Onin dice che state cercando risposte sulla tomba di Mar. E allora cosa dobbiamo sapere? Sta continuando a parlare di mistici canali di energia, maledizioni e le solite cose... sceme! Scordatevi la versione completa! Vi faccio un riassunto perché mi state facendo perdere tutta la siesta! Onin vuole che recuperiate 3 artefatti dal Tempio della Montagna del Precarso, non 2, non 4, 3! Usate il passaggio temporale a nord-ovest della città e tornate con quei 3 oggetti! Il volo è vietato. Nulla finora. Sospetta in questo settore.
esci dalla città a tuo rischio. Thank you.
Ragazzi, questo affare vibra di brutto, è davvero incredibile. Sì, questa cosa ti cambia davvero la giornata. All right.